Amici delle spettatori, siamo in compagnia del nostro Pupo. Ovviamente questa è la 33esima edizione di Napoli Prima o Dopo. Straordinarie le emozioni, ma quello che dobbiamo dire noi grazie è che grazie a voi portate la canzone classica napoletana, che spesso e volentieri è anche un attimino bistrattata. In che senso? Nel senso insieme al suo popolo, ma invece voi date lustro a quello che è la nostra cultura ovviamente napoletana, ma lo portate con un'eleganza e anche con una diversità di quello che è ovviamente anche la cultura. Beh, io ti ringrazio, è il tentativo che ogni anno Pino Moris con tutta la sua organizzazione cerca di fare e che io in qualche modo cerco di veicolare attraverso la mia conduzione che mi coinvolge e mi emoziona ogni anno sempre di più. C'è una grande qualità in questo spettacolo, una grande cura dei dettagli, una grande cura dell'abbinamento anche delle canzoni classiche del repertorio napoletano storico, immortale, con le voci che le devono cantare. Quindi, come tutti gli spettacoli curati da professionisti, questo ormai è diventato un appuntamento fondamentale di Rai 1 annuale, ormai sdoganato a tutti gli effetti. Quest'anno ci saranno anche Gragnaniello e Rais, quindi ormai la musica italiana e la musica napoletana prima e dopo trova il senso proprio nella partecipazione anche dei grandi artisti moderni. La canzone che vorrebbe cantare il napoletano Pupo qual è? Beh, io adoro le canzoni napoletane, ce ne sono due o tre, esempio Monastero Santa Chiara è una delle mie preferite, Don Raffaè è che è quella di Fabrizio De André e poi la classica Dici d'Incello Vuglia, e poi ne mi piace una moltissimo di Carosone che è O Sarraci. Esatto. Straordinario. E allora ovviamente non possiamo svelare niente di quello che è lo spettacolo perché lo dobbiamo vedere l'11 di luglio, prima serata Rai 1 praticamente in tutto il mondo attraverso Rai Italia. Tutti aspettano ogni anno Napoli prima e dopo. Grazie a voi, grazie, ciao. Grazie.